Appuntamento con l'Atletalk. Vado subito a presentare la mia compagna d'avventura, che è Martina Procaccini. Ciao Martina! Ciao Federico, buonasera a tutti. Come stai? Bene, molto bene. Sei sicura? Se, beh, sì, No, insomma, speriamo. io te lo Sono anche chiedo. tamponata, quindi di questi tempi Oh, conta solo questo. conta solo Cioè, già conta non questo. avere. Esageriamo, che poi siamo alle porte dell'Europeo. Insomma, Martina è stata bene una settimana e passa senza di me. Oggi che siamo di nuovo in puntata insieme, sono venuto a Europeo, infatti tu ti bullizzarla. metti la maglietta blu. Blu, È che non è proprio studiata blu. questa E cosa. tu invece sei svedese, immagino. Sì. Dobbiamo parlare del 13 novembre 2017? No, non ne parliamo. Non ne Ok, allora io parliamo. andrei a Io però presentare. andrei Esatto, esatto, perché lo vedete anche perché. inquadrato. Andiamo a presentare un grande, grandissimo ospite, speaker radiofonico sicuramente di qualità maggiore alla mia, lo dobbiamo dire. Davvero. Un buonasera e ben trovato a Riccardo Cotumaccio. Buon pomeriggio a tutti, quanta bellezza! Faccio un passo indietro rispetto alla bellezza di Federico e Martina, che è indubbiamente superiore, ma voi vi vantate di tamponi, cose. Io sono vaccinato, Johnson & Johnson. Quindi state tranquilli, non Hai vi attacco battuto nulla. tutti. Io questa sera a mezzanotte sarò pronta per la mia giovane età. Perché Prenotati. io e Martina, sappi Federico, siamo coetanei. E Pensavo allora tu perché mi congiunti, hai che fregato? nonostante Questo io sembri il è padre, però vabbè, insomma. importante. No, quello che so io, Riccardo, è che tu, insomma, sei arrivato qui dentro una camicia, però Sì. potevi arrivare qui con un altro outfit. Ma guarda, io per oggi ho scelto un outfit abbastanza sobrio, perché poi, come diceva Gianmartina, che conosce molto bene le mie Sì, le camicie, cotu camicie. questa è a tinta unita, è raro vedermi con una camicia a tinta unita, quindi di solito io sono un pochino più provocatorio. Oggi, sapendo della presenza di un professionista come te, ho scelto di indossare Sei una più camicia un sobrio, hai pochino più optato per la sobria, e sobrietà. anche perché stimo molto Giulio Gezzi, quindi ho detto la prossima volta, siccome l'altra Cioè, volta per sono tutti venuto, tranne che per me, tutti tranne che per praticamente. Martina, Perfetto, ti assolutamente, confermo ringrazio. tutto. Però io mi Bene. riferivo a qualcosa di più collegato all'europeo, Ai ai che ai. ci hai detto Vabbè. a camere spente, quello volevamo sapere. Vabbè, riporto la storia. Allora, Ecco. succede questo. Un anno fa mi regalano una maglia di Zaniolo. Tra l'altro la terza maglia della nazionale, secondo me è bellissima, Quella verde, verde. esatto, secondo me è favolosa. C'è chi l'ha detestata, l'ha schifata, io la amo. E un anno fa me la regalano, io molto contento, un giorno la indosserò, dico a me stesso. Speravo che quel giorno fosse oggi, perché io oggi ho ritrovato nel cassetto della mia infanzia, della mia memoria, questa maglia. L'ho indossata con la precisa volontà di portarla qui davanti a voi, prima di scoprire che facessi schifo con quella maglia indosso. Quindi ho scelto di Che non evitare. eri propriamente come Zaniolo. Diciamo che quelle maglie prediligono lo slim fit. E Prediligono lo Zaniolo io di be-like, base non ho l'inglese il che piace a six pack. Mattia. Esatto, ecco, utilizziamo termini internazionali. Non ho il six pack. Non avendo il six pack ho evitato. Bene, Martina Quanti comunque. copec, quanti. Io ho un Sentila, come modo ci di. mette il carico da 12 proprio Io non sopra ho lei. pec, lo dico tranquillamente, ma ho grandi virtù intellettuali che secondo me possono compensare Perché alle donne l'addominale. piace la testa, Ah, ragazzi. ragazzi, si arriva prima di carattere e poi di addominale, questo No, vale per quello tutti. siamo tutti E d'accordo. A questo è proposito vero. di testa, Riccardo, parliamo dell'europeo, perché siamo alla vigilia. Io aprirei però con un dato, insomma, poco piacevole, anche perché tu sei molto vicino alla Roma, no? Anche per la tua fede calcistica, e quindi non posso che aprire con la spiacevole notizia che ci è arrivata di Lorenzo Pellegrini, che non farà parte di questa troupe europea perché ha avuto un risentimento decisivo alla coscia. Ennesima lesione per questo ragazzo che già durante la scorsa stagione aveva riscontrato problemi simili più volte. E dispiace moltissimo perché i romanisti, come al solito, hanno grossissime difficoltà nel trovare rendimento costante, serenità atletica. D'altra parte, sono contento perché Castrovilli, secondo me, è un ottimo innesto. Lo dico con grande franchezza, pur essendo io parte dell'ambiente romano. Fatemi dire che sono un grande estimatore di Gaetano Castrovilli, un ragazzo che ha dimostrato negli ultimi 2 anni di avere grande voglia di mettere un marchio quantomeno nel calcio italiano, quindi mi auguro che per una cattivissima notizia in casa Roma possa nascere una bellissima notizia in casa Italia. Sì, tra l'altro poi in Casa Italia, che però già è la seconda cattiva notizia della Dopo scorsa Sensi. settimana, già anche Sensi. Sensi è un martirio, poverino. Sensi Sì. è veramente un martirio. Io l'ho preso 2 volte di fila al Fantacalcio, Bene, quindi quindi ci vedi lungo. Benissimo. Conosco benissimo Fidatevi dei pronostici di Cotumaccio per il Fantacalcio, mi Purtroppo raccomando. sì, Fa anche tra l'altro. quasi rima. Nonostante questo, secondo il primo anno e terzo il. No, se, secondo il primo e terzo il secondo, Dici la vabbè. tua, dici la tua. Comunque sto lì lì a dar fastidio. Però di Va bene. Sensi, grande dispiacere perché,
insieme a Barella era considerato uno dei due grandissimi talenti dell'Italia del futuro. Barella lo sta diventando, Sensi no. Io ricordo, tornando su Sensi, quando arrivarono lui e Barella all'Inter, inizialmente Barella fece un po' di fatica ad emergere, Sensi invece partì in quinta, poi però i tanti infortuni, giustamente, da questo punto di vista non è mai stato troppo fortunato. Ci auguriamo per lui che in futuro possa avere più serenità da questo punto di vista. È chiaro, Riccardo, che se si parla di Roma non possiamo che citare quel che ci è giunto oggi, proprio, che fa parte della comunicazione giallorossa. Dillo tu, perché io non come ce lo vuoi dire? Ecco, benissimo. Allora, no, non ti abbiamo detto di calarti nel Adesso sentiamo le prime impressioni proprio di Maurizio Costanzo. Notizie che sono diventato responsabile della comunicazione dell'S Roma. Spalletti sei uno stronzo. Ah, anche meno, allora, capiamo. Non si possono dire queste parole. Nel suo finale di carriera. No, complimenti a Maurizio Costanzo. Ovviamente. Complimenti a Costanzo. Io sono sincero, essendo una notizia di poche ore fa, devo ancora metabolizzarla, capire bene come la penso davvero su questo. Vorrei fare una piccola digressione, che ci siamo fatti due risate prima di iniziare, sui social, che già si sono insomma scatenati mettendo la faccia di Costanzo sul murales di Testaccio dedicato a invece Mourinho, peraltro. Murales che è già stato deturpato dai tifosi laziali. E poi pulito successivamente. Sì. Posso dirvi che non condivido il termine deturpato? Secondo me è stato integrato. Dici, per una volta non è stato semplicemente deturpato come è successo migliaia di volte. No, io prendo l'intento, magari era un po' a dare fastidio, no? Sicuramente l'hanno... Io definirei forse l'azione un'integrazione, non tanto una deturpazione. Mi spiego, il murales di Totti, quello a Rione Monti che sto vedendo, è stato letteralmente deturpato, credo, almeno 8 volte negli ultimi 4 anni. Tra l'altro ogni volta che i poveracci, gli autori... andavano lì a risistemarlo, usciva la notizia, sistemato, corretto, nulla, e i laziali tornavano lì a deturparlo. Quello di Mourinho a Testaccio, che è bellissimo, anche se poi non condivido il murales, la pizza, la via, la birra su Mourinho, ma troppo presto. Ancora immotivato, certo. È stato integrato artisticamente da un Sarri che fuma sul volto di Mourinho. Se tutti i murales fossero deturpati in questo modo, quantomeno avremmo un botta risposta culturalmente valido. Sì, uno sfottò sano, diciamo. Aggiungo una cosa, io ho denunciato negli ultimi anni una mancanza di concorrenza vera tra le due squadre della capitale, no? Come succedeva per esempio all'inizio anni 2000 tra Nesta e Totti, sì. Cragnotti e Sensi. Ora con Mourinho e Sarri, con tutto che chiaramente parlo da romanista, però lo scudetto del 2001 arriva anche con la motivazione di strapparlo ai cugini. Ecco, se dovesse rinascere questa concorrenza tra le due città, tra le due squadre della capitale, secondo me potrebbe essere un bene per entrambe. In un momento in cui, Riccardo, mi permetto di dire, la Serie A fa fatica a trovare una padrona. Perché l'Inter, che ha appena vinto, comunque sta ricominciando un progetto. Sta integrando con Inzaghi quel che ha fatto Conte, quindi inevitabilmente non mi aspetto un Inter che riparte, l'ha detto lo stesso Zhang, per vincere lo scudetto. Non sarà semplice, perché cresce il Milan, perché la Juve è destinata a tornare in teoria ad alti livelli con Allegri e con la crescita di giovani che già in questa stagione passata potevano far bene, l'hanno fatto con non troppa continuità. Poi Roma e Lazio secondo me possono regalarsi qualcosa, c'è il Napoli con Spalletti che comunque tra le prime quattro lo vedrei, però ti chiedo un parere perché da questo punto di vista nel giro di 2-3 anni secondo me possiamo avere 6-7 che partano su quel livello lì. Ma io ho un pensiero simile e anticipo un po' la tematica europei per quanto riguarda sia la competizione dell'Europeo in arrivo sia la Serie A del prossimo anno. Che siano entrambi due tornei molto livellati, cioè che non ci sia una grandissima favorita a dispetto delle altre. La Serie A del prossimo anno vanta tecnici come Allegri, Mourinho, Sarri, Spalletti, comunque Simone Inzaghi, che fa parte di una realtà, faceva parte di una realtà quella laziale, comunque vincente per alcuni versi, quindi parliamo anche lui di un grande allenatore. Potrebbe essere molto divertente, intanto dal punto di vista mediatico, per quanto riguarda le conferenze stampa, sarà stradivertente seguire l'esordio di Spalletti, durata stimata 2 ore e un quarto, quello di Mourinho, durata stimata 1 ora e 40, che secondo me è un pochino meno, di Sarri, durata stimata 1 ora e un quarto, e quindi sarà molto divertente studiarli anche dal punto di vista mediatico, e poi se la daranno... in campo non risparmieranno colpi e questo mi entusiasma moltissimo. L'Inter chiaramente si sta ridimensionando, l'ha detto Zhang in mille modi, questo non significa che non resti la favorita per il prossimo anno, che comunque, a parte Hakimi, non sappiamo se andrà via o no, ma sembra in partenza, comunque l'organico è ottimo, però sarà molto divertente la prossima Serie A, assolutamente.
anche se cioè, mi piace un commento sul in un campionato, in una Serie A sempre dominata dalle squadre del nord, no? Le squadre di Roma si sono, insomma, date un valore veramente nuovo, e effettivamente proprio Roma e Lazio, cioè la notizia di ieri forse proprio va a completare, a integrare come il murales, però va a completare un po', no? Quella, cioè la va a rafforzare quella di Mourinho. Poi sulla carta, vediamo, perché poi ci sono anche delle difficoltà che riguardano la Roma, che comunque parte da un settimo posto deludente, e Mourinho, come diciamo con Federico anche nella prediretta, non intendiamolo come il messia in grado di fare i miracoli. Mi dispiace ripetere questa frase ossessiva, diamogli tempo, ma Mourinho avrà bisogno di costruire, e per costruire con solide fondamenta serve tempo. Sarri è un altro che ha fatto benissimo nel Napoli che lui ha costruito, ha fatto bene nel Chelsea dei campioni che aveva, ha fatto bene alla Juventus sulla scia di Allegri. Nella Lazio, che investe poco e a volte sta attenta al centesimo, con Lotito che è il presidente credo più complesso dal punto di vista umano e professionale della Serie A, valutiamo, vediamo. Anche se mi permetto di dire che secondo me Sarri, proprio per il discorso, si investe poco, di conseguenza le aspettative non sono altissime, avrà quel tempo che magari la Juventus non ha avuto per esprimere il sarrismo che si è conosciuto a Napoli. Paradossalmente, da questo punto di vista, si torna un po' al Sarri di post-Empoli e pre-Napoli, no? In quella fase lì. Quindi è molto interessante. Sono d'accordo quando dici, e ne abbiamo parlato anche prima, diamo tempo a Mourinho. Io mi auguro che la piazza, visto il tanto affetto che sta regalando allo Special One, dia tempo proprio perché si conosce la qualità dell'allenatore. Nel senso che poi a Fonseca di turno e a tanti predecessori, alla prima difficoltà quasi venivano scaricati. Ora, sappiamo che c'è Mourinho, attendiamo, diamo il giusto tempo, anche perché, come dici tu Riccardo, si riparte dal settimo posto, va fatto mercato, non va in campo Mourinho, per quanto lui possa far crescere mentalmente e tecnicamente sì, molti giocatori. E diciamolo subito, non so nulla di mercato, nulla, ma veramente zero. Se voi quindi speravate... anticipi la domanda e ti volevo fare. No, io non so nulla, e tra l'altro vanto con orgoglio di non sapere un cavolo del mercato romanista. Perché non ne parla la società? No, voglio poi, dire non una cosa, quindi, visto che del mercato non si sa nulla, non vogliamo spoilerare. Siamo qui per parlare d'altro. Roma però è un bel, questo è un bel, come si chiamano nel calcio, i cross, no? Bell'assist. Roma è una grande protagonista. Mattia si sta lamenta qualcosa, ormai ce l'ha con me. Comunque Mattia è che sempre lui che tutto vede e tutto tocca. Detto da Martina, Roma fa un po' specie, ecco. È una grande, perché sono una donna? Ai, mi dissocio. Abbiamo già toccato questa cosa. Non abbiamo questi tabù, posso dire le stesse cose, vero, che tutto vede e tutto tocca. Lo ripico. Io mi dissocio. In modo un po' vamp, l'ha detto peraltro. Ma lei è una vamp. Parliamo di europeo. No, Roma è una grande protagonista, sia nel mercato degli allenatori, lo diventa soprattutto con gli europei. Prima tappa, ma non solo, grande organizzazione. Devo dire che tra tutte le iniziative Roma diventa sempre più europea. Pensiamo pure ad altre cose non calcistiche, ci sta veramente sorprendendo. E quindi è una grande piazza. Ho letto un po' le modalità anche di ingresso all'Olimpico. Ingressi scaglionati, mi piace moltissimo dire ingressi scaglionati. Più di contingentati, è uno scioglilingua. Perché ora contingentato è un po' più elevato, secondo me. Però scaglionati mi dà più perché soddisfazione. Perché ti ricorda qualcos'altro? Che se cambiassi una vocale, esatto, cambierebbe il Andrei senso. Sul politically. No, però rappresenterebbe sempre forse anche quello che, perché cioè anche che scatole, diciamo, no? Anche, tutte sì, queste sì. Misure. Che veniamo da un'annata e mezzo in cui siamo rimasti un po' scaglionati, diciamo. Sì, siamo tutti scaglionati da questo anno e mezzo, però effettivamente questi europei sono una bella uscita dal tunnel. Sono assolutamente sì, tre gare interne nella fase a gironi, una gara interna della fase finale. Roma c'è, ha rischiato di non esserci perché con il coronavirus ancora alle porte sembrava troppo rischioso aprire l'Olimpico. Saranno più o meno in 16.000 domani 15 sera. 15.900. Stiamo più o meno. C'è da definire poi l'aspetto turchi, perché sembrano non poter entrare allo stadio, chiaramente, perché prima delle indicazioni che ci sono state da un punto di vista calcistico ci sono quelle dei governi, e giustamente, insomma, è una problematica che andiamo a ricordare
dovrebbero fare 10 giorni praticamente di quarantena una volta giunti in Italia. Ovviamente non possono, perché giungono esclusivamente per la partita, quindi probabilmente non potranno entrare allo stadio se non dovessero esserci cambiamenti. Poi un altro problema frequente dei turchi è che fumano e bestemmiano, quindi, anche, insomma, bisogna prenderne mamma atto di questo. Sì, esatto. Sì, mamma di turchi, è un problema. Sì, mamma, sì, Istanbul c'ha 7 colli, insomma, diciamole tutte, sì, pian sì, piano sì. Comunque, scherzi a parte, dovrebbero venire molti turchi anche dalla Germania, dove c'è una grandissima comunità turca. E in assoluto è una gara molto complessa, molto difficile, anche se poi entrando nello specifico e raccontando quello che potrebbe essere il cammino di quest'Italia agli europei, l'ottimismo è tanto, forse troppo, reduci dagli ultimi 2 anni comunque positivi con Roberto Mancini, però come sappiamo molto bene, nulla è regalato in queste competizioni qui, quindi... Che ti aspetti concretamente parlando? La semifinale. Mi aspetto almeno la semifinale, per quanto ha mostrato l'Italia negli ultimi 2 anni, che io non mi ritrovo nella frase che spesso dicono, sai, gli osservatori occasionali dell'Italia, vabbè, ma tanto è facile far bene nelle qualificazioni, tanto è facile far bene nella Nations League, tanto è facile far bene nelle amichevoli. No, ci sono in Italia che hanno fatto schifo anche nelle competizioni, nella fase precedente alle competizioni finali, che durante le qualificazioni hanno faticato. Non serve ricordare l'Italia di Ventura, perché comunque ferirei i nostri ascoltatori, ma ci sono tante nazionali che hanno faticato anche nella fase precedente. L'Italia di Roberto Mancini ha dimostrato 2 cose importanti, secondo me. La prima è di avere un'idea di gioco. La seconda è di essere un gruppo. E di solito, quando si hanno queste 2 premesse, la possibilità di far bene è elevata. E io mi auguro che in virtù di questo non ci sia una grossa delusione. Paradossalmente, l'ultimo europeo con Conte, l'Italia era un gruppo terrificante, con dei singoli che spesso facevano ribrezzo, e l'hanno dimostrato anche poi in campo. Qui abbiamo un mix di esperienza, di giovani in prospettiva che però hanno già grossa esperienza anche in Serie A, e questo mi fa sperare bene quantomeno in un cammino che arrivi in semifinale. Poi dopo non lo so, ci sono nazionali ben più attrezzate, cito in primis la Francia di Deschamps, la Germania di Löw e la Spagna di Luis Enrique. L'Italia può arrivare però tra queste 4. Anche poi magari ci scappa Germania. Il miracolo. Sì, no, e poi è anche un europeo, scusami Federico, veramente intriso di significati, perché a parte anche quelli sociali, però ecco, veniamo dall'europeo precedente in cui abbiamo fatto una figuraccia, quindi c'è proprio una voglia di riscatto. Oddio, figuraccia. Figuraccia no, diciamo dal mondiale, dalla mancanza della qualificazione. Allora, l'ultimo europeo abbiamo fatto solo un miracolo in base alle premesse che c'erano e in base a... come dicevo prima, al gruppo scarso. Poi arriva la figuraccia del mondiale, dove non ci siamo qualificati, la famosa gara con la Svezia che abbiamo perso al ritorno pareggiando 0-0, un dramma nazionale, Ventura lapidato in pubblica piazza. Questo però potrebbe rappresentare un vantaggio, cioè tutta quell'energia negativa. Di solito quando si tocca il fondo si riesce sempre a dare quantomeno una lettura positiva alla competizione in arrivo. Io ricordo che l'Italia ha vinto il mondiale a 1 mese da Calciopoli, un mese, con Pessotto che si è buttato da un balcone. Scusate l'immagine forte, ma comunque per farvi capire, era una tragedia sportiva e non solo, anche legata all'attualità. Chiaramente quella del mondiale mancato è soltanto una tragedia sportiva, da cui però, dalle famose ceneri, faccio la più banale delle metafore, potrebbe nascere veramente un fiore bello. E soprattutto, chiudo, che questo europeo sia la base più solida per il mondiale a venire. Cioè, siccome sono vicinissime le 2 competizioni, che sia un test importante per figurare bene anche nel mondiale. Sì, diciamo che le premesse ci sono, anche perché poi si parla di tanti giovani che hanno un anno di esperienza in più rispetto all'anno scorso. Poi si parla di giovani che hanno un'esperienza non soltanto in Serie A, ma c'è chi ha vinto la Champions come Jorginho, c'è chi comunque si è fatto una semifinale come Verratti, Florenzi. Insomma, giocatori che hanno un'esperienza a livello internazionale, secondo me, di un certo livello a questo punto. Quindi sarà interessante. Tu citavi la Germania prima, io ti dico che la Germania è, secondo me, indecifrabile in questo momento, proprio per le difficoltà che ha avuto un po' stile Italia nelle ultime competizioni. Perché poi non ci dimentichiamo che citavamo l'Europeo del 2016, la Germania passata contro di noi ai rigori, uscì poi in semifinale. Nel 2018, campione in carica mondiale, esce quarta nel girone. Quindi c'è un po' un ricambio generazionale che è interessante da seguire un attimo. Ovviamente la Francia parte come favoritissima. Sì, aggiungo che Löw è a fine ciclo, perché poi non verrà riconfermato. E questo però potrebbe dargli quella scintilla in più per provare a lasciare chiudere col sorriso.
sì, un ultimo regalo alla sua squadra, alla sua nazione. E allora non posso che chiederti un focus sui gironi. In particolar modo io partirei in ordine non cronologico, perché il gruppo F è quello che ovviamente ci regala un po' più. Io faccio l'esempio a telecamere spente, sembra un po' come quando a FIFA, visto che poi mi collego, mi faccio un auto assist, perché giocheremo Italia-Turchia a FIFA tra pochissimo, io e Riccardo, vediamo un po' che cosa esce. Ma sembra come quando a FIFA fai i gironi ed escono robe improponibili, gironi tristi e poi gironi con tutte le squadre più interessanti. Nel gruppo F ci sono la Francia, campione del mondo, la Germania, il Portogallo, campione d'Europa in carica, e l'Ungheria, che sembra un pochino la squadra, insomma, materasso, ma poi c'è il campo, no? Che ti aspetti da questo girone? Girone più interessante di tutti. Bah, secondo me, io, come sempre accade a chi vince l'ultima competizione mondiale europea, guardate che bisogna fare molta attenzione a riconfermarsi ad alti livelli. Tu citavi la Germania, che ha preso una batosta enorme. L'hanno fatto tutte le ultime campioni. Bravissimo, tutte le ultime campioni. Spagna, Italia e Francia. Cioè, l'Italia fa ribrizzo al mondiale successivo. La Spagna fa malissimo nel 2014. La Germania fa malissimo nel 2018. Ora, non voglio tirarla alla Francia, anche se sicuramente non sarò io a fargliela andare male, però la Francia ha chiaramente il peso più grande sulle spalle, no? Se torniamo in finale con la Francia. Beh, è dura, la vedo malissimo. Guarda, ragazzi, è proprio 20 anni dopo. Ragionavo in diretta con i miei colleghi Valentina Catoni e Alessio Nardo proprio su un'eventuale riproposizione di un'Italia-Francia in finale, 21 anni dopo quel gol di Will Thorne. Ma io godrei come un maiale se poco poco riuscissimo a vendicarci. Il problema quale sarebbe? Che se te vendichi. Che per me in finale contano sempre gli organici in ballo, e la Francia è troppo più forte. Quello. Però questo ti può far dire, mettiamo le mani avanti, loro sono favoriti, non abbiamo nulla da perdere noi. Sì. Per carità, tra l'altro, c'è una rivalità, insomma. È un discorso abbastanza paragonabile anche alla finale del 2006. Sì. Per me quell'Italia non era più forte della Francia. Tecnicamente probabilmente no. Eppure con la rogna, con i denti stretti, con la testata che Materazzi si è conquistato, che altrimenti non so come sarebbe finita, l'Italia va a vincerla. Per esempio, l'Italia del 2000 non era meno forte di quella Francia, per quanto mi riguarda. Eppure poi, a un passo dalla fine, venne messa sotto. Il pallone è rotondo, si potrebbe dire. Cioè, nel senso, il calcio è imprevedibile. Le competizioni, no? Che secondo me è il fattore poi sempre più europei e mondiali sono belli per questo. Il calcio in generale, perché è lo sport più seguito al mondo. Per esatto. Queste motivazioni qua. Colpi però di scena. Perché secondo te l'Italia fa meglio ai mondiali che non agli europei? Bella domanda. Intanto ricordiamo che ne ha vinto uno solo di europeo nel 68, esatto. Quindi parliamo di una vita fa. Tante finali però. Tante finali, tante perse chiaramente. Certo. Io però ricordo... ha vinto più mondiali che europei. Allora, mondiali siamo... Guardiamoci in faccia con grande franchezza. Due li vince negli anni 30, comunque grande merito, ma 34 e 38. Il mondiale dell'82, tra l'altro anche lì con aspettative bassissime, lo vince contro tutti e tutti, facendo male nella fase a gironi e poi pian piano conquistando un mondiale immortale e incredibile. Nel 78 sfiorò chiaramente quello. Sfiorò poi nel 94. Nel 94 arrivò in finale con il Brasile, tra l'altro storia ripresa, raccontata molto bene nel film di Netflix Il Divino. Condivido, volevo arrivare lì, tanta roba. Poi ne parliamo allora, sì. Se vuoi, che l'ho visto, io da amante del cinema l'ho visto subito. E perché ha fatto meglio nei mondiali? Perché l'Italia è veramente, adesso dico una cosa molto retorica, ma l'Italia è tanto cuore e nei mondiali probabilmente si fomenta di più e quindi riesce a trovare più motivazioni. Nell'europeo io ricordo con grande chiarezza l'europeo del 2004, in cui l'Italia secondo me era fortissima ed esce con il biscottone, con il famoso sorriso di Cassano interrotto dalla comunicazione di Trapattoni. Nel 2012 esce solo perché stanchissima, eppure fece un grande europeo quella... con l'Italia là, forse l'unica partita giocata davvero da campione da Mario Balotelli, che fu una semifinale incredibile contro la Germania favorita. Quindi l'Italia è così, dipende come gli gira, speriamo che gli giri bene. Però avendo perso, Riccardo, tante finali, io torno sul fatto che poi contano gli episodi, non vado a creare questa differenza enorme anche di fomento, no? Di concentrazione o di voglia di portare a casa il mondiale rispetto all'europeo, proprio perché di finali ne hai perse e quindi potrebbe anche essere semplicemente una coincidenza. La storia si fa giorno dopo giorno e magari dopo quest'anno, tra 10 anni, con altri europei potrebbe anche livellarsi la situazione. Poi magari no, la sto gufando, però il senso di quello che voglio dire è che storicamente noi tanti mondiali li abbiamo vinti per episodi. Tu citavi la testata di Zidane a Materazzi, si potrebbero citare tante altre cose, il ripescaggio, il girone sofferto,
Viceversa, l'europeo magari lo hai gestito in un modo diverso. Quello che ci davi del 2012 assomiglia a un mondiale, perché parti soffrendo, riesci poi ad emergere nell'ultima del girone, se non sbaglio contro l'Irlanda, poi fai una grande fase ad eliminazione diretta. La Spagna ovviamente era nettamente più forte in finale, tu eri molto più stanco. Però noi pareggiamo con la Spagna, la gara inaugurale, la prima bellissima gol di Natale, fu una bellissima partita. Quindi voglio arrivare lì, è vero che i numeri sono diversi, però quante volte diciamo che nel calcio non bisogna ridurre tutto ai numeri? E io non voglio farlo in questo caso. Ma sono d'accordissimo, ma è il motivo per cui secondo me deve esserci forte ottimismo su quest'Italia. Perché chiaramente i numeri non sono dalla sua parte, forse da nessun punto di vista, se non nell'ultimo biennio, comunque sì, un'Italia imbattuta. Però ripeto, conta anche la motivazione e soprattutto come gestisci il gruppo. Da quello che raccontano i quotidiani, da quello che raccontano i colleghi, è un bellissimo gruppo, sono tutti molto affiatati. E questo può dargli quella motivazione in più che si aggiunge a quella della famosa rivalsa dopo l'eliminazione dal mondiale, anzi la mancata qualificazione al mondiale. E poi mi sembra che anche i media stiano sostenendo in maniera molto forte quest'Italia. Ho visto Sogno Azzurro. Secondo me è un'operazione iella questa, che comunque fare 3 puntate di docufilm sull'Italia prima che inizi l'europeo è un rischio, per chi crede alla scaramanzia, alla sfortuna. Io no, però comunque mi guardo sempre da questo tipo di prodotti. Però in generale mi sembra che ci sia una grande atmosfera intorno a quest'Italia, nonostante, ripeto, le 2 defezioni senza Pellegrini, potremo vederne delle belle. Sul discorso itinerante, che ne pensi? Il fatto che per il 60° anniversario sia stato fatto un europeo itinerante? Che incredibilmente ci hanno avuto l'idea più bella di sempre, ma nell'anno della pandemia. Nell'anno sbagliato. Sì, fossero tutti così, no? Perché l'idea è veramente valida, secondo me. Tanto chi risponde, ma le squadre devono fare ore di viaggio, lo fanno tutto l'anno. Quindi farlo anche l'estate non è un problema, specialmente all'interno dell'Europa. Spesso squadre vanno a Baku, vanno in Afghanistan, quindi non è un problema farsi Italia, Francia o Germania. E detto questo, è un'idea che io addirittura riproporrei per il prossimo europeo. Cioè, a me piace moltissimo, ma perché io sono, vabbè, come un po' tutti noi, siamo grandi amanti dei viaggi, io non farei altro che viaggiare per lavoro, quindi mi auguro che questo avvenga anche per il prossimo europeo. E poi mi piace che... Così abbiamo la scusa. Ci abbiamo la scusa per vedere altri posti. Quindi no, a parte questo, per esempio il fatto che ci siano 3 gare a Roma mi affascina molto, il fatto che poi sia un grande mischione culturale, lo trovo anche abbastanza, sportivamente parlando, democratico, mi piace molto. Sì. Condivido appieno. A questo punto focus sui gironi. Adesso in modo secco io ti elenco le squadre partecipanti di quel girone, tu mi dici chi passa in 5 secondi, ti do anche quei 5 secondi. È classico video che tra un mese mi smerdate pubblicamente. Esattamente, vabbè, esattamente. Guarda, glielo farei pure col cellulare se non lo avessi scarico. partiamo dal nostro girone. Mi prostro davanti a voi. Gruppo A, Italia, Svizzera, Turchia e Galles. Galles tra l'altro rivelazione dell'ultimo europeo. Fece semifinale. Chi passa? Italia e Turchia. Gruppo B, Belgio, Danimarca, Finlandia, Russia. Posso giocare anch'io? Certo. Allora voglio farlo anch'io. Vai, gruppo A, chi passa? Italia, Galles. Uela. Vediamo chi avrà ragione poi tra un mese. Gruppo B, Belgio, Danimarca, Finlandia, Russia. Belgio e Russia. Per me Belgio e Danimarca. Io dico occhio alla Danimarca, Ho seguito quest'anno mi ricordo, molte partite. La Danimarca ha tanti giovani, in Under 21 è stata sfortunata, è uscita ai rigori con la Germania. Però... Ma scusa, mi chiederei anche le migliori tre, le terze? No. Ah, ok, meno male. Ti preoccupare. Gruppo C. Austria, Olanda, Macedonia, Ucraina, perché non ho mai capito. Ma chi se ne frega? Basta con questo Drongoski, Dragoski. Ucraina, chiamiamo. Olanda... Olanda e Ucraina. La prima qual era? Austria. Olanda e Ucraina. Tra l'altro allenata da Shevchenko, no? Sì. Che tra l'altro c'è stata questa polemica sulla maglia, questioni politiche che non andremo a ripetere, però... Ci dissociamo. Caos totale. Ci dissociamo perché siamo su Twitch. Porta bene. Da qualsiasi tematica politica ci dissociamo a prescindere. Gruppo D, finalista mondiale, la Croazia, con Repubblica Ceca, Inghilterra e Scozia. Qui forse Inghilterra. Croazia e Inghilterra. Ci possiamo sbilanciare maggiormente. Gruppo E. Forse il più triste. Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia. Spagna e Svezia. E adesso vi voglio. Gruppo F. Ecco. Francia, Germania, Portogallo, Ungheria. Francia e Germania. Quindi fuori il Portogallo. Sì. Ok. Sempre per il discorso della legge dei vincitori. Sì.
Vabbè, sì, Germania-Francia, però... Non prenderla troppo sul personale, è un gioco. Mi hai un po' infastidito. Va bene, è un gioco, fatto. Ok, vabbè. Vabbè, dai, Francia e Germania, non volevo essere banale, capito? Dire Francia e Germania è troppo... È alla Cotumaccio. È alla Cotumaccio, è quindi... alla Cotumaccio. Ti ho dato del banale, ma lo hai fatto benissimo. Messo. Occhio alla bacca che mi sono vaccinato, Mi fa male il braccio, lo dico perché... Io direi che più che del banale ti ha dato del Cotumaccio. Partiti tutti e due. Cosa faccio? Muore in diretta. Piccoli ascolti. Mi fai Costanzo in diretta? No, vabbè, no. Ciao Maurizio, ogni volta do un calcio al microfono. Ci stronca la carriera. No. Maurizio, ciao, grazie. Ti stimiamo moltissimo. Io direi, per interrompere questo momento assolutamente trash, di rendere il tutto ancora più trash. Ci giochiamo a FIFA Italia-Turchia. Sono prontissimo. Perché così, insomma, io il joystick è già alla mano. Però attenzione, adesso Martina. Ma io che devo fare la telecronaca? No, tu adesso devi decidere chi gioca con chi. Ai. Quella cosa. Italia-Turchia. No, non mi date queste cose, mi dispiace. Sì, no, no, faccio la conta. Posso fare la conta? Fai la conta. Perché posso Ambarabacicci. Ambarabacicci. La fa, ragazzi. Mette su Comò che faceva con l'amore con la figlia del dottore. Tanto il braccio fa malissimo. Dottore, si ammalò. Ambarabacicci. Esce lui, tocca a te, Italia. Ma che modalità è? Non si fa qua, esce lui, quello che viene selezionato, facciamo? Tendenzialmente può scegliere. Allora, lui maglia azzurra Italia, tu mamma di Turchi, che stavo per tocca il braccio. Madonna mia, no, per carità. Dai, ci sto, va bene. Ma gioca un der nella Turchia, posso mettere puoi un schierarlo. Ok, benissimo. O se no possiamo schierare. Possiamo salutare Giulio Gezzi. Possiamo suonato la professionalità, ha detto che cercava qualcuno. La professionalità, non ci trova qua, non c'è nessuno. No, che... io non ci sono per la professionalità. Non c'è, salutiamo Giulio Gezzi. Sì, assolutamente. Salutiamo. Il deus ex machina. Ma forse vuole fare un rimprovero, che è venuto a fare? A rimproverare? A rimproverarci, sì. A redarguirci. Ci sta. Che è un verbo bellissimo, redarguire. Io pure, lo uso spesso. Tutti in fissa con resilienza, basta redarguire è il futuro. La resilienza ci fa schifo, avete rotto le scatole. Abbasso resilienza, ne abbiamo abusato, non l'abbiamo usato, l'abbiamo abusato. Ma come si fa a parlare di professionalità con quel gatto che avete dietro? Mattia, riprendiamolo perché è una roba brutta proprio. Questo? Cos'è? Non è un gatto? È un boro. È un boro, pensate. È League of Legend. Hai capito quanto è nerd, Mattia? Incredibile. Che tu l'hai di lì con quella maglia gialla da momento Bendis. Pazzesco del podcast. Abbiamo scoperto che lui è un boro. Sì. È un foro. Un coatto, guardatelo qua, eccolo qua. Che non si direbbe, guardatelo. Non si direbbe, che la persona è elegante. Quando apre bocca è finita. Regà, per me la Turchia passa, la grande squadra. Ma grazie Boro, grazie mille. Intanto da sopra lui, ma beh, cosa, ma qua abbiamo uno parli, Snorlax. Ma brutto troglodita. Lui è uno Snorlax che si svegliava con il... Poche flauto, lo stavo per dire. Classe 92. Mi dissocio, io ci dissocio, andrei su FIFA. Andiamo su FIFA. No, Snorlax, no. Vabbè. Bene. Eccoci qua. Qui tra l'altro ecco c'è un 1-0 da cancellare perché mi stavo allenando, mi sono anche allenato. Ah, cos'è allenato? E allora lui è un favorito. Le bossine ammazzate. Stavo provando i dati. No, questo è barato, Federico. La differenza è che adesso annulliamo e chiamo i comandi, che io l'ho detto prima, no, avrò bisogno di un quarto d'ora soltanto per... Ma posso spostare la brocca? Ma tu puoi fare quello che vuoi. Anzi, posso bere un po' di acqua, Martina, grazie. Allora, la tua tazza è dell'allero. Va bene. Comunque, vedi, continua la mia professionalità, grazie, cioè passiamo immortalando, intanto la brocca è chiusa, ma stiamo immortalando questo momento, però scusate, mamma spero mia, sì. Che momento inglese, grazie mille. Sul microfono che è un rischio enorme, chiediamo scusa. Io sono praticamente... versare del petrolio e accendere con un fiammifero. La criptonite di... Intanto sto già tryhardando, conosci questo termine? Sì, conosco molto bene. L'ho imparato stanotte e quindi volevo condividerlo con tutti. Sta impostando tutte le varie statistiche, introiettando ha detto esattamente introiettando. Allora, io di solito tiro con il cerchio e crosso con il quadrato. Tutto, quindi i comandi di FIFA, tranquilli. Perfetto. Sono io quello strano. Noi siamo ancora in diretta, giusto? Sì. Allora, chi gioca a PES è una persona veramente terrificante e tra l'altro ha perso anche il treno della moda, chissà, sono 10 anni che FIFA gli fa un... Esatto, cioè da quando hanno fatto la canzone Dormo un po' e poi gioco lì a PES. Lì è morto PES. Bravo, lì l'ha ucciso lui, quindi cioè prendetevela con quel cantante, noi giochiamo a FIFA. Come un po' e dopo gioco a FIFA, fatto questo. Fumo un po', no, dormo un po', io l'ho rifatta, infatti, dormo un po' e dopo gioco a PES, invece fumo un po'. Tu che rapporto hai con i giochi di calcio, Martina? Pessimo. Che devo fare? Ci siamo sempre accendere il joystick, sì. Sarebbe un ottimo punto di partenza. E potrebbe essere già...
Adesso in teoria lui si accende e andare su un nuovo utente. Peccato, volevo essere Giulio Gezzi. Per un, almeno per una partita, dici. Benissimo, non accede. Maledizione. Maledizione. Era tutto bellissimo. Non accede. Non accede, perfetto. Eccoci. Oh, adesso giocatore 2, cortesemente, grazie. Giocatore 1, giocatore 2, giocatore 1. Ciao Giorgia Meloni. Ciao okay. Giorgia. Okay. Si può dire Giorgia Meloni o ci bannano? Credo da... che ci bannino. Chiedo scusa. Beh, secondo i professori d'Italia. Universitari no, perché visto la mettono sotto sopra in allora, nelle librerie. Comunque io, a me piace un po' la politica. A te piace la Meloni, puoi dirlo tranquillamente. Beh, se vuoi lo dico, non mi nascondo dietro. Ma parliamo di un aspetto estetico o politico? Da tutti i punti di vista. Ok, allora, siamo pronti? Ok. Già che è donna. Siamo pronti, è una parola molto generosa. Unico leader politico donna d'Italia. Già per questo merita comunque un po' di stima. Partita da garbatella. Ma se metto Bernardeschi, rischia la giocata oppure no? Rischi di perdere se metti Bernardeschi. Va bene. E, dunque, io Pellegrini non lo metto per rispetto Porto Cristante. Comunque... Ma non c'è un Der, ragazzi. Non c'è un Der, è un gran peccato. Perché a lei sta giocando poco. Però è Iasici. Gran giocatore del Lille. Vabbè, ce l'ho in campo però. Ok, sì, eccolo campo. Qua. Sì, eccolo qua. Va bene, sono pronto. Ah, già sei pronto? Che velocità. No, che ma io non le faccio mai le formazioni. Neanche li conosceva quelli turchi, capito? Questo lo dici tu, Martina Procaccini. Io sono un grande esperto di calcio lo turco. So. No, di calcio generale. Sai che ti dico io? Che Acerbi fuori, dentro Chiellini, esperienza in difesa. Andiamo niente. Raga, sta salendo la suspense. Io maniera... posso fare le interviste prepartita? Devi, sì, assolutamente, devi. Vai. Allora, qui a bordo campo la situazione è veramente tesa. Per la partita inaugurale. Tesa. Più è tesa, più lei ripete la parola. È tesa. È come il molto molto di Eriksen, no? Okay. Come? È come il? Molto molto di Eriksen. Grande Eriksen. Eriksen è gran giocatore. Martina si è persa l'intervista di Eriksen. Già si è spenta Martina, la partita con... Martina a pezzi completamente su Eriksen. Martina sta per finire il prepartita, attenzione. Non fai l'intervista. Sì. È finita così. Ma questo che cosa era? Questo era il gioco che si fa prima delle partite, sono delle piccole sfide. Cioè, invece le cioccatte ogni volta è loading, ogni volta dici vabbè che palle, te fanno giocare, è furba come... No, è spettacolare, bello il pallone. Come espediente. No, ma questo è Immobile. Questo è Immobile, sì. Tra l'altro dov'è che l'ho visto oggi? Però Verratti ragazzi, ma la grafica fa paura. Fa paura, eh? Barella. Beh, questo era l'unico difetto di FIFA fino a qualche anno fa. Che e sulla grafica invece si sono riaccapati pure da questo punto di vista. Sì, dipende molto dalle squadre. Oddio. Siamo pronti, Federico? Siamo, partiamo. Mamma mia, ragazzi, piola scoccia subito. No. È chiaro che te lo auguri, no? Perché comunque si parla di Italia-Turchia. Domani, ecco, un pronostico per domani. Qual è? 2-1 per l'Italia. 2-1. Tutti 2-1 comunque. Marcatori chi? Bella domanda. Non distrarmi, no, maledetto. Infatti. No, io non mi permetterei mai. Che domande le fa Martina? Ma io ero entrato nel personaggio. Vabbè, dai, marcatore Immobile. Secondo me Insigne. Insigne e Barella. Non sarebbe male, sì. Tra l'altro Insigne lo vedo molto bene. Andrai allo stadio, Riccardo? No, purtroppo. Non ti sei accreditato? No, purtroppo no, la vedrò da casa. Ecco. Anche perché bisogna accreditarsi tipo 6 mesi fa. Esatto. Cioè, ma chi si è accreditato? Quando neanche si sapeva. Sì. Ok. Esatto. Ah. E comunque, cioè sarebbe carino provare. Ad accreditarsi? No, a giocare. Ah sì, sarebbe... Perché dici che non stiamo giocando? No, io. Ah, tu... sto dicendo. Sì, sarebbe carino. Comunque siamo sempre in live, io mi dimentico. Martina, io penso che starò zitto tutto il tempo per la concentrazione, quindi bisognerà occupare gli spazi in qualche modo. Raccontavo tipo delle barzellette, tu sei una barzelletta. Ma lo sai che non sei... Oggi un'altra persona mi ha chiesto una barzelletta, io l'ho raccontata, una che mi racconta sempre, mi raccontano sempre... Mio nonno, però non le so raccontare, quindi non è le racconterò. Se poi posso fare una pseudo telecronaca. Cosa? Perché mentre noi giochiamo, Federico sostiene che tu ti dimentichi l'italiano. Cioè, capito? È una cosa che può succedere mentre giochi. Lei non gioca eppure. Mazza. Ok, che la Turchia il pressing è pericoloso, no?
Secondo me porta male comunque un pochino questa cosa, eh? Cioè, cioè? Dobbiamo ricordarcelo poi il risultato che avverrà, che avviene qui. Vabbè, speriamo che sia a favore dell'Italia a prescindere. Quindi tu adesso che fai? Fai faccio il democristiano. Regali la partita a Federico? No, questo mai. Ah, bravo. No, perché lui di solito vince così, ecco, però. Ecco, infatti, è arrivato il gol di Federico. Che do di Rabona. Che gufata. Se non sbaglio, di Verratti. Di Rabona addirittura. Guarda, io lo dico, Riccardo, non ha mai vinto nessuno contro Federico. Veramente? Io te lo giuro, è famoso per questa reputazione. Ora ho una motivazione, tranne il cugino del boss. Ma non si può corrompere Giulio Gezzi per vincere. Devo capire se era buona. Io ho 50 euro. Guarda. Era buona. Lo fa così? Vabbè. Lo fa così Verratti, per aprire l'Europeo sotto la Sud. Che amarezza, ragazzi. Vabbè. Ecco qua. Chissà se il primo marcatore sarà Verratti domani, ragazzi. Io me lo segno. Non giocherà. Sì, perché sta male il povero Verratti. Ah, è tanto per cambiare. Sì, abbiamo sì. Pochi. Sta malissimo. Però comunque, no, vabbè, dovrebbe giocare la seconda. Vabbè. Allora, potremmo puntare su di lui per la seconda. Nel frattempo il mio microfono ha preso vita, si muove da solo. Mattia dà vita ai microfoni. Pazzesco, eh? Io ancora sto aspettando le interviste delle partite di Martina. Beh, allora ormai le interviste sono andate. Se volete posso cimentarmi in una telecronaca, ma sono proprio incapace. Guarda, ti ringraziamo e... Però se volete posso provare. Gigio. Donnarumma Paris Saint Germain, come lo vedi, Riccardo? Un'ottima scelta per la sua carriera. E mi auguro che lui comunque faccia bene, perché dire di no a questo Milan che gli aveva praticamente regalato lo scettro di bandiera e di leggenda è una scelta che lui potrebbe rimpiangere per sempre. Chiaramente va al Paris Saint Germain dove ha tutte le possibilità di scrivere la storia, però non è scontato mai farla, no? No, è vero. Quindi deve confermarsi a grandi livelli. Forse troppo presto, non lo so, gioca da tanto tempo ad alti livelli, quindi potrebbe anche cavarsela. Certo è che ormai si è messo addosso sta nomea di prezzolato, di mercenario, che difficilmente si toglierà di dosso. E mi permetto di dire che un pochino se l'è cercata. Assolutamente. Almeno su questo possiamo essere d'accordo. Le sue azioni passate e presenti hanno portato delle conseguenze. Poi potrà fare benissimo. E io, quando tu dici troppo presto, ricordo sempre che Verratti, che sta decidendo questa partita, è passato dal Pescara in Serie Vero, B al Paris Saint Germain. Ma è stato in Serie A per Ratti. Quindi sicuramente salto in lungo. Esatto. Che no. Poi alla lunga, insomma. Poi chiariamoci, tutti i giocatori di Serie A e del mondo sono tra virgolette mercenari, come lo siamo noi. Tutti accettiamo tranne meno. Tranne uno. Tranne Francesco Totti, esatto. Chiaramente. E quindi insomma. Ti sei sbroccata la caviglia, forse si è staccata. Che è successo alla tua caviglia? Niente, pensavo avessi sentito. Comunque Dino Zoff ha definito Donnarumma il nuovo Dino Zoff. Voi là, Dino Zoff che ormai ha 96 sì, anni. Cioè si può affidare. Capisce poco. No, che scherziamo, grande Dino Zoff. Tra l'altro unico italiano di sempre a vincere sia europeo che mondiale con la maglia azzurra. Visto nel 68 già c'era e nell'82 pure. Sì. Ma basta, non devo più parlare perché è una partita da riacchiappare, scusatemi. Mi stai distraendo, bastardi. Io non parlo più. No, infatti, quindi parlo io. Giusto, Martina, tu sei il mio alter ego. Ok, quindi vi posso raccontare di una della scaramanzia dei mondiali che hanno raccontato dei giocatori. La volete sapere qual molto era volentieri la scaramanzia del 2000? Questa è una curiosità molto divertente. Tu hai mai visto, Riccardo, Febbre da cavallo? Beh, come no. Beh, ovviamente. Capolavoro Federico, del cinema assolutamente italiano. Insomma, esatto. Febbre da cavallo 1, quindi non la mandracata. Vabbè, ma una schifezza. Vabbè, mo una schifezza. Una schifezza. Vabbè, comunque, quello loro lo vedevano ogni volta in pullman prima delle partite. Ah. Sì, ogni volta lo vedevano perché prepartita, pure Dino Zoff voleva che lo mettevano perché la prima partita la vinsero. Tra l'altro, invece, un'altra curiosità, con Italia-Turchia esordì Del Vecchio. Marco Del Vecchio. Che è caro ai romanisti, insomma. Che tu hai intervistato recentemente. Sì. Vabbè, più entusiasmo, Martina. Cioè, pare che hai intervistato lo zio di tua madre, ubriaco a Natale. Ho intervistato anche Dino Zoff, mi sono, diciamo, entusiasmata più per Dino Zoff. Come no, state? No, davvero, come state? Vabbè, questo è regalato, però. Cioè, e tu parli di Zoff e Del Vecchio, scusa, io comunque sto venendo a parlare solo io. Guarda, Immobile è la mia anima da intrattenitore, capito? Non riesco a non occupare i vuoti radiofonici, però, lo so, ma io ti stavo facendo la spalla mentre Federico orchestrava il gioco. Forse ti ho fatto anch'io la domanda.
Allora lui sta facendo il subdolo fondamentalmente. No, io che subdolo? Io sto. Cioè, voi giustamente intrattenete in modo vocale e poi c'è chi guarda la partita e io devo far vedere qualcosa. È giusto. Ok, quindi l'audio visivo. Esatto. Giusto, ok, perfetto. Vabbè, comunque definiamolo un primo tempo più o meno equilibrato. Federico chiaramente molto più cinico del sottoscritto. Io... Sì, perché si è distaccato proprio dall'entertainment, capito? Sì, si è fatto i fatti suoi. Beh, neanche a fare così. Però è stato comunque sul però campo giusto, più forte, cioè, bisogna fare così, la vita, il mondo è dei furbi. Io ho giochicchiato, Federico l'ha segnato, bisogna dirsele, bisogna dirselo. Eccolo, quindi, si parte ogni tanto conte parte, che è lui. Anche se ormai non si fila più nessuno, chissà, ma vabbè, c'è guarda, ancora... veramente, chissà lui come avrebbe definito le, diciamo, le, i parametri di accesso per gli europei. Bene, parametri che condivido, ma fatemi aggiungere una cosa molto importante sugli europei di calcio. Mario Draghi infame, vergognati, mi hai rubato il posto da Palazzo Chigi, ti troverò prima o poi. Sì. La domanda è cosa succederà quando lo troverà? Beh. Rivedrà lo spending? No, succederà che Conte farà nomi e cognomi. Recovery plan, sì, magari. Sì. Lui fa nomi e cognomi. Ci prova la Turchia, una Turchia decore. Sì. Dai. Tra l'altro con il tandem Lille, perché prima citavamo Yazici, ma c'è anche Burak Yılmaz. Per esempio, come si pronuncia Calhanoglu? Calhanoglu. Cioè, ha preso l'unico. Oggi non è la mia giornata. L'unico che sapevo, peraltro, ha preso Martina. Che spettacolo. Vabbè. Che hai detto sì, l'unico? Io ho concesso un bel cucchiaio. Sì. L'unico che conoscevo, peraltro, quindi. Sì, sì. ragazzi, sta dilagando. Oddio, l'Italia. Grande. Tanto mi auguro che faccia così anche domani. Sì, sì. Sì, speriamo. Sì, i tifosi non sono realistici, però. La vicinanza tra i tifosi. Perché ci vogliono un sacco di soldi per far realistici pure i tifosi. Giustamente noi valiamo meno rispetto ai VIP, capito? Vabbè, comunque spero che Federico mi conceda il gol della bandiera. Ma io ti rispetto, rispettandoti non te lo regalo. Ah, ok. Hai ragione, guarda, io condivido pienamente il tuo messaggio. Sì, beh, è vero. Anche se devo dire che lo meriteresti, perché comunque... Perché due gol sono arrivati dopo una mia occasione, però chiaramente, vedi, il contropiede l'Italia va più forte. Deve aver messo, o c'è una cosa che io non conosco, una modalità... Sì, secondo me ha barato Federico, sicuro. No. Hai visto che si stava coordinando con lo Scorpione Immobile? Ah, non l'avevo visto. Vabbè, sei un pro, sei maledizione. No, vabbè, ma io conosco un tasto per fare cose a caso e ogni tanto fanno cose a caso. Ok. E quelle cose a caso? Tipo però... la rabona. Tipo i trucchi del GTA San Andreas. Sì. Che gioco, ragazzi. Pazzesco. Mamma mia. Ma il più gioco, bello. Il miglior più gioco bello. Di sempre. Il miglior gioco di sempre. Ecco, a quello ci giocavo anch'io. Mamma mia. Gioco superiore, pazzesco. Tranne che per grafica, naturalmente anche a GTA 5. Tranne che per grafica, sono d'accordissimo. Per ovvi motivi, insomma. Sai che è molto interessante, chiaramente arrivò prima di San Andreas, quindi venne soppiantato, ma Vice City... Bello, vero? Io quello giocavo, Vice City. Beh, Vice City fu pazzesco perché fu il primo in quella modalità lì, ecco il quarto. No. Sì. Anche se... Tutti cantano, tranne... GTA 5 li riassume un po' tutti. Questa sì, è la bella caratteristica, anche perché ci sono tre personaggi, no, giocabili, quindi... Resta il gioco più bello. Ma curiosità, ma in diretta sta andando anche la mia faccia o soltanto lo schermo di FIFA? Anche la mia faccia? Ma quindi cioè, si vedono anche le mie espressioni tristi. A ogni gol io che sto così. Va bene. Okay. Vabbè, faccio finta di essere comunque felice e fiero della mia partita. vedi che carina la grafica. Qua. Che amarezza, beh, ragazzi. Adorabile, di me siete solo ora che so di essere in diretta, farò del mio meglio per regalarmi la faccia, regalarmi e regalarci un sorriso. Però va no, detto... ma già lo stai regalando perché ma sì, che faccio pena agli ascoltatori. Tu avevi pronosticato Insigne e Barella marcatori, eh? Sì, e ci ho preso segnato. Ora. Segnato. Sì. Avevi detto 2-1, però. Guarda come va fuori gioco, va. Azione rugbistica, praticamente. Rugbistica. Lasciami palla lì, se arriva il giocatore. Non male. Sono ancora sconvolta dalla grafica, comunque. Cioè? Non mi sono ancora ripresa di quanto sia reale. Ah, di la FIFA? La somiglianza, sì. Guarda come mi sfugge un'altra volta. Non c'è gara. FIFA, aiuto. Il problema, bisogna capire se è rappresentativa di quello che succederà domani o se è che sei scarso. Ma forse la seconda, mi auguro la seconda. Beh, ma mi auguro anche che sia quello che succederà domani. No, vabbè. Che ti devo dire, io spero che i turchi facciano schifo come sto facendo schifo io in questo momento, anche se io la vedo una partita molto equilibrata domani. Ma... sì, anche secondo me comunque i turchi non sono, intanto il mio portiere ha fatto una parata incredibile, clamorosa peraltro, si potrebbe dire Insigne ha calciato addosso al portiere, ma la realtà è che se tu dici parata incredibile è più, no?
Ah, fa più effetto. Certo. Ecco, eccola là. Crea. No, non ci credo, la ripresa. No. Beh, adesso grande protagonista. Madonna. Esatto. Il mio portiere finalmente grande protagonista. Finalmente, sì, esatto. Ha detto la sua. Che se non sbaglio è può essere Shakir l'arbitro, il portiere che ha il cognome di un arbitro. Adesso mi chiedi troppo, beh, Federico. No, è peraltro un arbitro che con le italiane non è stato neanche troppo simpatico ultimamente. Ah, però... come no, è vero. È vero. Peraltro possiamo dire che questi europei hanno un arbitro, un quarto uomo donna, un arbitro donna. Meno male, va. Cioè, prima un torneo, diciamo, europeo. Meno male, ci stiamo arrivando pian piano anche noi spazio, esatto, alle donne nel mondo del calcio, anche da questo punto di vista. In Premier stanno avanti, come al solito, già succede da un po'. Mm. Bello questo cross, intanto. Lei è francese. Meno male, quindi possiamo dirlo tra di noi, anche un po' un'antipaticona, ecco, perché poi si sa che i francesi sono un po' antipatici, no? Sì. Così come i turchi fumano, noi suoniamo il mandolino. Ci sono degli stereotipi che vanno mantenuti comunque. Eccoci qua, come per esempio la scoccia di Cotumaccio a FIFA. Sì, la cosa proprio... Che arriva puntuale, 5-0. Pokerissimo di Federico. A anche Immobile, chi è lui? Questo è sempre Immobile, sì. Quindi non è cambiato. Quindi anche il mio, l'ho preso, anche il mio è giusto. Marcatore. Ma maledizione, vabbè, prova la disperata Iazzici. Ah, voglio sentire Cotumaccio in telecronaca per gli ultimi minuti. Ma no, prova ad orchestrare la Turchia sulla fascia destra con Yokozolu e Kabak, che dopo aver tagliato del buon kebab ad Arco di Travertino corre a giocarsi questi europei. Attenzione però, l'Italia viene fermata da Erkin che la passa a Tufan, può ripartire a centrocampo, il passaggio è velleitario, come ci insegnano le grandi telecronache di anni FIFA. 80. Ancora Iazzici, prova ad orchestrare in avanti, potrebbe servire il compagno, non lo fa, o meglio lo fa con Tufan e prova il tiro, ma per l'ennesima volta Donnarumma si oppone in calcio d'angolo. Sicuramente Fabio, avrebbe detto qualcuno. Beppe Bergo. Assolutamente. Vediamo se riusciamo, niente. Chi ci vuoi imitare di telecronista? Chiellini sta facendo tutto per segnare intanto, già. Guarda, la seconda volta che sale. Io non so fare niente nessuno, invidio tantissimo chi sa fare Caressa perché a me non riesce, a me fa molto ridere Caressa, l'imitazione di Caressa, però non mi riesce. Bergamo lo sanno fa pure i Sassi, quindi non lo farò, però proverò a segnare il gol della bandiera, cosa che non continua ad avvenire. Donnarumma, portiere interessante. Diamine, almeno due golletti me l'hai evitati Donnarumma, Vabbè, ma Dino Zoff mica è uno dell'ultimo, insomma. No, l'ha detto. Se lo dice Dinone, qua addirittura stop di petto da parte di Federico Chiesa, che c'ha un petto largo quanto sta. Federico Chiesa o Federico Marconi? Federico Marconi, vabbè, alter ego anche lì. Bella partita. Speriamo che finisca così, possiamo guarda, dirlo. A dispetto del risultato abbastanza netto, non è stata una brutta gara. No, anzi, sono d'accordo. Cioè, comunque dignitosa da parte tua. Perché io in fase difensiva faccio veramente schifo. Non che offensivamente abbia fatto meglio, però guarda. Stavo per dire, invece, in fase d'attacco. Cioè, non poteva andare peggio dal punto di vista del tabellino, ma poteva andare peggio dal punto di vista della prestazione. Beh, guarda, le statistiche non è da 5 a 0 le statistiche. Non è da 5 a 0, è da 2 a 0 più o meno. Dai. Tra l'altro una cosa clamorosa è che io non ho mai una precisione tiri del 100%, cosa che invece ho avuto stavolta, perché 11 tiri, 11 in porta, mai successo. Vabbè, in vita. Io c'è un complotto ai miei danni. Esattamente. Genzi parlerà con i miei legali, verrà chiamato dai miei avvocati. Va bene. Ma... sono le 19:59, noi purtroppo ci stiamo avviando verso quella che fortuna, è comunemente la rivincita, fortunatamente. No, beh, non lo so, possiamo chiedere al boss se ci sarà la rivincita o no. No, evitiamo. Ma in testa di inferiorità abbandona il campo. Va bene, anche insultarmi così. Un po' di rispetto, vabbè, rispetto comunque. Un professionista, ragazzi, il vostro ospite peraltro. No, è meglio non farla. Allora, visto che non ci sarà la rivincita, io sfrutto la regia di FIFA in questo caso. No, perché Immobile adesso? C'era Florenzi là in basso prima. Vabbè, avevano inquadrato Florenzi, per quindi farmi una domanda. Su Florenzi, aspetta che fa più, eccolo qui. Ai ai ai. Allora, stagione, possiamo concordare tutti, molto positiva quella della Paris Saint-Germain. Da distinto. Dai. Da distinto, tu dici? Sì. Nulla di eccezionale. Non da ottimo. Da distinto, se fosse stata da ottimo l'avrebbero probabilmente riscattato, visto che non sarebbe costato tantissimo a Paris Saint-Germain. Adesso lui si metterà letteralmente in vetrina per non restare alla Roma, ma per volare altrove, ormai le strade sono divise. E resta comunque un profilo di grande spessore, secondo me Florenzi è da big. Io facevo questo ragionamento forse escludendo l'Inter dove c'è Hakimi, per ora Florenzi giocherebbe titolare in tutte le squadre di Serie A.
Quindi comunque parliamo di un buon profilo. Hai anticipato la mia domanda sul suo futuro? Tu escludi a priori che lui rimanga a Roma. È vero che lo si coglie, al di là di quello che ovviamente abbiamo percepito negli scorsi mesi, il fatto che le strade si fossero divise in modo anche abbastanza importante, più che tra lui e l'allenatore, tra lui e la piazza in primis, no? Per certi versi, perché sì, poi insomma lo sappiamo, è così non soltanto a Roma, in tutto il mondo. Finché Florenzi era qui, criticato, e criticato è un termine secondo me neanche troppo giusto, insultato è più corretto, perché critiche calcistiche ci possono stare, si è andati molto oltre con lui, poi magari le colpe sono, come spesso accade, a metà strada, però gli stessi che oggi torna a casa, siamo sempre lì. Da parte sua, nelle conferenze, nelle interviste rilasciate, soprattutto ultimamente, non è mai arrivato qualcosa di, insomma, una riapertura. Correggimi se sbaglio. No, leggendo o ascoltando quello che lui ha detto, non si è mai, io avrei detto, se fossi stato nei suoi panni e avessi voluto magari una riapertura con la Roma, è come tornare a casa, no? Una cosa che... all'Olimpico, lui invece no, l'Olimpico è uno stadio che mi ha fatto crescere, ma non ha mai lasciato... Questo è molto coerente con quello che è successo quando lui ha lasciato la Roma, sì. Lì fu una scelta sua di andare via, comprensibile, che in quel momento stava giocando meno, non era nei ritmi, nelle scelte di Fonseca. E ti dico, il fatto che lui non nomini costantemente la Roma, non stia lì a parlare di casa, di ritorno, è un grande segno di rispetto per la Roma, perché lui è un ragazzo che nonostante le difficoltà accumulate negli ultimi tempi con la piazza, è un ragazzo che rispetta profondamente la Roma. Poi le fratture nate tra lui e i tifosi, secondo me, poi contano il giusto nelle scelte di un professionista. Lui ha avvertito poca fiducia, poca stima da parte della società, ed è per quello che è andato via. Il ritorno, sì, mi sento di escluderlo al 99%. Anche se poi si parla, no, di un giocatore, torniamo all'esperienza italiana, di molti giovani o comunque giocatori nella prima fase della loro carriera che hanno fatto tanto bene in Europa, anche lui comunque reduce da una semifinale di Champions League, titolare per tutta la stagione al Paris Saint-Germain, positiva, poi si può parlare di distinto, di ottimo, ma la stagione resta secondo me positiva. Sì, ho perso la Ligue 1. Io dico a livello personale di Florenzi. A livello personale, certo, sì. Per quanto riguarda il Paris Saint-Germain, guarda, è stata forse una delle Ligue 1 più belle degli ultimi anni, perché all'ultima giornata potevano vincere in tre, c'era anche il Monaco. Come no? Monaco, quindi... che fino a due anni fa stava in Serie B. Esatto. Storie pazzesche. O comunque aveva rischiato la retrocessione quando arrivò poi Fabregas, dopo aver vinto e aver centrato una semifinale con la Juve nel 2017. Vero, di Champions. Bellissimo. Quindi tanta roba, peraltro c'era fino alla terz'ultima giornata una situazione meravigliosa, perché c'erano quattro squadre in tre punti, quindi insomma ci lamentiamo, si è parlato della Superlega, forse nell'anno sbagliato, perché i campionati sono stati lotta per la retrocessione e lotta per Scudetto e Champions, davvero secondo me di alto alto livello. Cosa ti aspetti, sbilanciamoci un pochino, in chiave Roma in entrata per quanto riguarda la prossima stagione? Mi aspetto Belotti, mi aspetto un ottimo portiere, si parla di Rui Patricio, mi aspetto un centrocampista in più, che dovrebbe essere Xhaka, ma mi aspetto anche qualcosina dal punto di vista della creatività e della fantasia, e mi auguro due centrali di spessore. Comunque anche un rinforzo difensivo che ci dia molta più sostanza dietro. Il problema legato ai nostri centrali riguarda la relativa esperienza di Gianluca Mancini, che comunque dal punto di vista della grinta e del carattere incarna i valori più assoluti del romanismo, però a volte pecca di attenzione e di correttezza in campo. E poi la grave questione Smalling, che noi abbiamo aspettato con grande enfasi per un'estate intera, forse anche troppa, come spesso ci accade, ecco perché invito Piedi per terra anche con Mourinho, e poi non ha praticamente mai giocato, quindi mi auguro che arrivino questi innesti qua. Come dicono tanti colleghi anche miei, però o si parte da un portiere in primis, perché quante gare l'anno scorso abbiamo perso miseramente, abbiamo fatto fatica a recuperare per colpa di una gaffa o di una papera di un portiere. Quindi o si parte da un grande portiere o è difficile poi creare anche un'ottima squadra intorno. Anche vero che c'è sempre l'idea di gioco, perché al di là del fatto che Paolo Lopez sia arrivato qui venduto come esperto con i piedi, cosa che poi non ha mostrato troppo,
tra i pali ha fatto anche molto meglio di quanto abbia fatto con i piedi. Cioè spesso gli errori di Paolo Lopez sono stati con i piedi, sì, esatto, sì. Rispetto, perché sì, in porta le sue parate le ha anche fatte, tranne due eccezioni che... Ma io mi sono un po' rotto le scatole di questo comandamento che si deve attuare per forza quando si acquista un portiere. Il portiere fa il portiere, diamine, maledizione, quindi deve saper parare. Poi, se è bravo anche con i piedi, ma io ricordo Alisson, vabbè, chiaramente cito il più forte del mondo, ma Alisson poteva permettersi di giocare con i piedi e lo faceva. Non tutti i portieri possono farlo, e ti dico di più, neanche gli viene richiesto. Esatto, non sono neanche obbligati a saper essere bravi con i piedi. Cioè, sì, io mi prendo Buffon, non è che sia stato nella sua carriera il numero uno con i piedi, forse era anche un'altra epoca calcistica, ma Buffon è stato Buffon. Datemi uno che sappia parare, che sappia fare quello che ha fatto Alisson, magari anche senza i piedi. Chiedo troppo? Sì, sicuramente. Paolo Lopez mi dispiace, così come mi dispiace per Mirante, così come mi dispiace per tutti coloro che hanno creduto in questi due portieri, ma hanno fallito completamente. Quindi bisogna ripartire da un ragazzo. Se è Rui Patricio, ha l'esperienza e il carisma giusto per far bene. Anche in una piazza come Roma? Sì. Vabbè, io con questa massima, non so se Martina vuole dire qualcosa. No, io ci saluterei col pronostico. Tu prima hai fatto sui gironi il focus, però le due finaliste... Cioè la ci hai detto Italia in semifinale, adesso però vogliamo... Invece dai, le due finaliste... La finale e poi chi vince. La finale sarà tra... Una bella responsabilità questa domanda. Sì. Perché poi dipende, no, dal sorteggio. Io si gioca a Wembley l'11 luglio. Io ho un presentimento. La finale sarà Spagna-Inghilterra. E la vince la Spagna. Quindi in casa dell'Inghilterra, perché si gioca a Wembley. Scherzetto di Luis Enrique, che si riacchiappa e dedica la vittoria alla figlia. Sarebbe una bella favola. Sarebbe una bella storia. Vedremo. Questa il pronostico, insomma, da parte di Riccardo Cotumaccio, che di massime comunque ce ne ha lasciate diverse in questa diretta. Per esempio, i turchi che fumano e bevono. Beh, bestemmiano. Ribadisco. Però bevono pure. Bevono anche. Beh, importante. Sì. Non quanto Martina Procaccini. Neanche quanto gli inglesi. Mi dissocio, chiaramente. Anche io. Però, infatti, io ho vissuto in Inghilterra. Ecco. Dove? A Londra. Che bello! Io mi dissocio. No, mo me lo racconti dopo. Ok. Ora mi dissocio, anche la questa. Sì. Chiaro invito a cena fuori. E io mi dissocio. Già un accordo. Tutto già accordato. Bisogna parlare con Giulio Gezzi. Cioè, chiedo scusa la percentuale. Chiedo profondamente scusa a Giulio Gezzi. Salutiamo Giulio Gezzi. E la sua professionalità. Sempre. E non la mia, perché esatto, quando ho cedofonato io mi sono tirata indietro. Che vergogna. Dopo la contambara. Ma salutiamo anche Mattia, che tutto vede e tutto tocca. Ciao Mattia. E che si dissocia. Si dissocia anche Mattia. Anche io che posso... detto da Federico, che tutto vede e tutto tocca, oggi te ne faccio passo. È fine settimana. Tutto tu che ha detto, tutto, mi dissocio. Dissociami veramente. Posso dissociarmi anche questa volta. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi in questa puntata dell'Atlet Talk. Posso dire tra le più divertenti, tra le più belle. Chiamate me, grazie. Assolutamente. Esatto. Giulio, ma grazie alla bravura di Federico. Diciamocelo. Però la bravura di Federico la dobbiamo lì. Assolutamente. E di Martina. Con la maglia azzurra. È vero, grande professionista. È vero. Cioè, io che tra l'altro so c'è un loghetto, c'è un loghetto sulla... Che sembra la stellina. No, però c'è il microfono, quindi non si vede. E questa è grande professionalità. Questa è grande professionalità. Perché sennò ci mettono lo scotto. C'erano gli sponsor, poi si doveva trattare con Giulio Gezzi, che si dissocia chiaramente. Più che altro se eri sponsor di Ralph Lauren, voglio dire, adesso stavi... No. Salutiamo. Abbiamo fatto tutto per coprire lo adesso. E invece l'ha nominato lei. Salutiamo gli amici di Ralph Lauren ormai. È andata così. Giulio Gezzi si prende il 40%. Sì, perché perché voglio sono ambassador. Portiamosela a casa. Insomma. Va bene, con sobrietà. Giunge al termine questa puntata numero elevato dell'Atlet Talk. Appuntamento alla prossima settimana e buon europeo a tutti. Forza Azzurri. Sempre. Viva l'Italia! Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao!